pensare anche a chi potrebbe o può averne più bisogno, credo che ci faccia bene a noi, che faccia bene al nostro DNA. Sono convinto che il CDA della Mona Lisa SPA abbia come base di intenti quello di fare del bene, e questo mi onora come presidente e mi fa sereno pensare che ci proviamo, perlomeno ci diamo da fare perché questo avvenga. Ancora un negozio solidale in provincia di Arezzo grazie alla fondazione Mona Lisa Onlus. Siamo a Cortona, nella bellissima città di Cortona. Credo che il sindaco e tutto lo staff abbia accettato di buon grado questo invito di cercare di fare del bene anche in questa bellissima città. Il nuovo charity shop è stato inaugurato nel cuore di Cortona in via Roma 4, un'iniziativa che mette nuovamente assieme commercio, fashion e solidarietà. Siamo alla nostra terza esperienza, appunto dopo Arezzo e Montevarchi, e appunto questo nostro progetto va ad aiutare nello specifico qui a Cortona un'associazione che si chiama Amici di Vada, appunto volta a collaborare quindi con ragazzi diversamente abili, e collaboreremo appunto anche qui su Cortona sempre con le scuole nei progetti alternanza scuola-lavoro, attuale PCTO, e con l'amministrazione comunale, che ringraziamo appunto per la partnership che ha siglato appunto con la fondazione Mona Lisa Onlus. Siamo veramente onorati di avere questo shop Mona Lisa. Un grazie di cuore ovviamente al patron e alla signora Bertocci per aver scelto Cortona non solo come un negozio di vendita di abiti di un brand internazionale, ma soprattutto perché è un negozio svolto al sociale, quindi una parte del ricavato andrà al sociale, quindi è un valore aggiunto per la comunità e per il territorio di Cortona. Gli Amici di Vada in pratica è un'associazione che nasce grazie all'intuizione del nostro parroco di Cortona, Don Antonio Mencarini, che aveva appunto fondato un campeggio vicino a Cecina, Vada appunto, e dove appunto noi portavamo insieme a lui i ragazzi disabili del territorio per fargli passare una vacanza. Poi da lì le cose si sono un attimino ingrandite, abbiamo fatto un'associazione appunto che comunque oltre il mare e le vacanze potesse far passare del tempo libero ai nostri ragazzi, e quindi abbiamo fatto questo progetto. Adesso insieme a Mona Lisa ci dà una mano, questa è tuttora la nostra sede, però giustamente abbiamo ritenuto opportuno fare questo progetto anche per collaborare insieme a un'altra forte associazione. A collaborare al progetto al più presto saranno anche i giovani studenti dell'Istituto Signorelli di Cortona. Un bellissimo progetto che unisce volontariato e alternanza scuola-lavoro, quello che oggi sono i PCTO. Quindi il nostro istituto è ben disposto alla collaborazione con Mona Lisa, che mi trova personalmente contenta di poter collaborare, anche perché nel lontano 2010-2012, quando ero dirigente alla direzione didattica di Cortona, con Mona Lisa abbiamo fatto un progetto e portato su Cortona il primo defibrillatore, per cui ecco, sicuramente sarà un ben progetto, e il nostro istituto collaborerà con i nostri studenti.